Pastigi, la mette da terra, il crociere per primo, Villa Pastigi si conferma vincitrice del Palio 2024. Il Palio dei Braceri si colora ancora del bianco-rosso di Villa Pastigi. La Contrada Sanpietrana concede il tris vincendo la corsa nel fossato di Rocca Costanza per il terzo anno consecutivo. Nella domenica di passione di un fine luglio accompagnato da un caldo torrido che ha procurato anche alcuni lievi malori, Villa Pastigi vince la sfida fra le 15 contrade pesaresi appoggiando per prima il braciere sul traguardo nella finale che l'ha vista contendere con Pantano, Tombaccia e Villa San Martino. Ci puntavamo, volevamo scrivere la storia. Come dicevo poco fa, tre volte di fila non l'ha mai fatto nessuno. Noi da Sanpietrani vogliamo fare i miracoli, vogliamo scrivere i sogni e vogliamo dedicare la vittoria. Devi sciogliere la contrada, devi sciogliere la contrada. Vogliamo dedicare la vittoria a tutti loro, a tutti quelli che non ci sono più e dedicarla a tutta Pesaro. Gli altri premi hanno visto incoronata la ventenne Alice Anafasi nella contrada di Soria come Miss Palio, mentre Miss Palio Social è stata la sedicenne Dalia Caldari della contrada di Montegranaro. Villa Pastigi si è presa anche il premio per i migliori addobbi di quartiere. Villa Ceccolini ha invece vinto per il miglior stand allestito in piazzale Matteotti, Pozzo ha vinto il premio per il miglior braciere, mentre la contrada di Santa Maria dell'Arzilla ha vinto il parallelo premio per il torneo di biliardino. È stato anche il primo palio con Andrea Biancani sindaco, una prima volta accompagnata dal controverso caso di Opera Maestra, associazione che ha organizzato il palio per l'ultima volta, e anche da qualche episodio di tensione tra i contradaioli sedato dal servizio d'ordine. Purtroppo quest'anno mi hanno segnalato che ci sono state una serie di problemi tra vari quartieri. Devo dire che questa cosa non mi piace per niente. Sono un sostenitore del Palio, ma un sostenitore del Palio dove i ragazzi, i vari quartieri comunque vivono questa manifestazione come una vera e propria festa. Le tensioni in città tra i vari quartieri non ci devono essere. Mi auguro che sia stata, come dire, una qualcosa di temporaneo, di provvisorio, che non si ripeta, perché è importante che questa festa continui ad essere quella che è stata, cioè un momento di festa tra i vari quartieri della città, che coinvolge soprattutto i giovani.